omicidio. Giuseppe Iacone, condannato un 41enne già ai domiciliari nella sua casa a Fanno. L'uomo è stato portato in carcere con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa. Avvocato e amministratore di sostegno del Foro di Urbino sottrae 135.000 euro ai suoi assistiti. La finanza gli sequestra un immobile. Degrado ai passeggi, dopo l'appello di Fratelli d'Italia arriva la risposta dell'assessore Brunori, che assicura il parco verrà riqualificato, il progetto entro settembre e l'avvio dei lavori nel 2024. Rimossi oggetti, rifiuti lasciati dai senza tetto, controlli in aumento. Pochi eventi in piazza 20 settembre a Fanno, l'appello degli esercenti che chiedono al comune più iniziative e una migliore comunicazione. Fanno Visit Card, dopo il percorso condiviso gli albergatori contestano il rincaro della tassa di soggiorno. Per l'assessore Lucarelli gli alberghi consorziati non sono più in grado di rappresentare gli interessi dei propri associati, da qui l'idea di promuovere un consorzio del turismo. Accampamenti e feste in abito romano, il venerdì della Fano dei Cesari sarà dedicato agli spettacoli e al divertimento. La compagnia dialettale Yarcia Plat torna in scena, appuntamento il 14 luglio all'Arena BCC di Fano. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. La squadra mobile della questura di Pesaro Urbino questa mattina ha eseguito l'ordine di carcerazione nei confronti di un cittadino di origini campane di 41 anni, essendo diventata esecutiva la sentenza della Corte di Assise d'Appello di Napoli, che lo ha condannato per concorso in omicidio aggravato dal fine di agevolare l'associazione mafiosa. I fatti risalgono al 28 maggio 2004 nel comune di Portici. Su ordine dei vertici del clan camorristico, il clan Vollaro, a cui apparteneva, l'uomo aveva concorso insieme ad altri appartenenti nell'omicidio di Giuseppe Iacone. Il 41enne, al momento dell'esecuzione dell'ordine emesso dal giudice, si trovava già agli arresti domiciliari nella sua abitazione situata a Fano. Dovrà quindi continuare a scontare la pena in carcere, statuita in 18 anni e 8 mesi di reclusione. Invece la Guardia di Finanza ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo di un immobile di proprietà di un avvocato del Foro di Urbino. Dalle indagini è emerso che il professionista, nominato amministratore di sostegno di numerose persone, si sarebbe indebitamente appropriato di somme di denaro quantificate in oltre 135.000 euro appartenenti ai suoi assistiti, di cui l'uomo aveva la disponibilità in ragione dell'incarico ricevuto. Infatti l'avvocato doveva assistere e rappresentare persone che, a causa di infermità o di menomazioni fisiche o psichiche, non avevano la possibilità di provvedere ai propri interessi, ma lui si sarebbe appropriato, mediante prelevamenti di denaro contante, di somme presenti nei conti correnti e nei depositi bancari e postali degli amministrati all'insaputa di questi ultimi e senza un'adeguata rendicontazione negli atti depositati presso il giudice tutelare, il quale era quindi impossibilitato a vigilare sulla sua attività. Ora l'avvocato dovrà rispondere del reato di peculato. Torniamo a parlare dell'intervista rilasciata ieri nel nostro telegiornale da due esponenti di Fratelli d'Italia Fano sul degrado riscontrato ai passeggi. Loretta Manocchi e Davide Del Vecchio avevano chiesto più sicurezza ma anche la chiusura notturna del parco. Oggi è arrivata la risposta dell'assessore al decoro Barbara Brunori. In merito al servizio che è andato in onda ieri sera su Fano TV di Fratelli d'Italia, voglio sicuramente rassicurare non solo loro ma prima di tutto i cittadini, perché sulla riqualificazione dei passeggi ci siamo da mesi, ci sono dei progettisti che ci stanno lavorando. Io non ho parlato di un progetto futuristico o fumoso che è nell'aria, ma di un progetto stabile e solido, tanto che ci si sta lavorando. È una riqualificazione abbastanza difficile, perché tradurre quello che è l'idea di un consiglio dei bambini, quindi di un'idea di un bambino sul posto, metterlo a terra, non è sempre semplice, non è un progetto qualunque, ma ci stiamo lavorando e per settembre saremo pronti col progetto per poi stanziare eventuali risorse e realizzare l'opera per il prossimo anno.
Invece, rispetto ai bivacchi e la situazione di disagio, ne sono a conoscenza perché tutte le mattine transito quel luogo prima di venire al lavoro e l'ho monitorato da tempo, è sotto controllo, tanto che la polizia locale proprio ieri ha rimosso tutti quelli che erano un po' i rifiuti lasciati per questi bivacchi. Ho chiesto ad ASE di fare una pulizia straordinaria, considerato che ogni giorno vengono poi rimossi i rifiuti all'interno dei cestini. E è chiaro che c'è un disagio che non si corregge oggi con la chiusura di un cancello, perché quando i cancelli erano chiusi sono state divelte le reti, lo ricordiamo, che sono stati fatti dei buchi importanti, ma che sicuramente i cancelli verranno ripristinati in concomitanza al progetto di riqualificazione, perché ci saranno delle belle novità anche rispetto al tema della sicurezza, oltre che della percorrenza, l'accessibilità e di gioco. Per cui, per quanto riguarda la sicurezza di quel luogo, verrà sempre più presidiata l'area dalla polizia locale. Anche nei prossimi giorni ci saranno degli ulteriori controlli per evitare appunto che ci sia un bivacco che non è consono per quel luogo. E dopo la segnalazione sui passeggi, oggi Fratelli d'Italia è intervenuto sul cimitero di Rosciano. I cittadini che hanno i loro defunti inumati a terra, si legge in una nota del partito, ci segnalano che l'incuria la fa da padrone. Erba alta e mancata manutenzione degli spazi adibiti alla sepoltura sono tali da rendere il cimitero più simile a un luogo abbandonato. Inoltre, prosegue la nota, sono continue le segnalazioni anche per la mancanza di controlli al pincio. Alle parole, ha concluso Fratelli d'Italia, andrebbe fatto spazio ad interventi puntuali tali da rendere almeno il decoro, l'ordine pubblico e la sicurezza i principali elementi che contraddistinguono una città. Dopo la presentazione della Fano Visit Card dedicata ai servizi per i turisti, alcuni albergatori hanno avanzato il disappunto sulle tempistiche e sull'applicazione della nuova tassa di soggiorno. Polemiche che hanno sorpreso l'assessore Etiel Lucarelli, visto che di questo percorso se ne parla da tempo e in accordo con tutte le associazioni di categoria. Per l'assessore sarebbe quindi necessario istituire un consorzio del turismo, un soggetto più autorevole e capace di operare non solo per Fano ma per l'intera Vallata. Insieme a tutti gli operatori del settore, gli alberghi consorziati, ha dichiarato tramite una nota, non sono più in grado di rappresentare gli interessi dei propri associati. Sentiamo. In questi giorni abbiamo presentato un progetto molto importante della città, sono arrivate delle indicazioni proprio nel momento della presentazione dagli operatori, anche con molta sorpresa, perché indicazioni che non erano mai arrivate fino ad oggi. Ecco, devo dire che proprio da qui ci si accorge che la nostra città ha bisogno di fare un passo, una crescita da questo punto di vista. Serve anche probabilmente creare un progetto nuovo. Ovviamente abbiamo un'interlocuzione aperta con le associazioni di categoria, col tavolo economico, ma serve anche una maggior partecipazione di tutti gli operatori, in questo caso di tutti gli operatori alberghieri, di tutte le strutture ricettive, anche dei crescenti bed and breakfast e case vacanza, che riportano le necessità al tavolo economico, all'ufficio turismo, e che insieme si possa fare un passo di crescita, perché ormai quando si parla di turismo significa fare progetti comuni, riuscire a crescere insieme, fare progetti che il turista possa conoscere per vivere meglio la nostra destinazione. È da qui che nasce l'idea della Fano Card, è da qui che nasce già da ottobre l'intenzione di applicare l'aumento dell'imposta di soggiorno per aumentare questi servizi. Per cui ecco, credo che a oggi le attuali strutture magari siano obsolete e magari sarebbe utile pensare ad un consorzio turistico, come accade nelle migliori località di destinazione turistica, che comprenda proprio la nostra istituzione con le associazioni di categoria, con l'associazione degli operatori, con i rappresentanti sindacali, con alcuni operatori, perché la città ha bisogno di dialogare insieme per far crescere il turismo. E questa mattina alcuni esercenti del centro storico di Fano si sono riuniti per lanciare un appello al comune affinché vengano organizzati più eventi in piazza 20 Settembre con l'obiettivo di aumentare il flusso di persone e la sicurezza. Filippo Pucci. Le attività della piazza di Fano si sono incontrate questa mattina per far sentire la loro voce in merito alla problematica della decentralizzazione degli eventi e il poco coinvolgimento della piazza 20 settembre.
Ormai le manifestazioni si svolgono all'esterno del centro storico, ha detto Mirisola, e di conseguenza portano meno afflusso nelle vie centrali, togliendo lavoro alle attività. Facendo gli eventi nella piazza, di conseguenza la gente gira in tutto il centro storico. Abbiamo sentito questa esigenza perché comunque negli anni abbiamo notato la differenza, non solo il calo dei turisti, ma anche la diminuzione degli eventi, sia a livello di quantità, ma anche a livello qualitativo, dove purtroppo si tende a spostare anche il lavoro a favore magari di associazioni che organizzano l'evento a discapito delle attività che pagano le tasse solo pubblico e dipendenti durante tutto l'anno. Sono dei momenti difficili per il commercio che stiamo cercando di affrontare tutti insieme, cercando di darci supporto tra di noi, perché comunque il Covid sicuramente non è stato d'aiuto e la ripresa è molto distante, soprattutto se un'amministrazione non ci sta vicini, non cerca di incentivare quello che è il lavoro di chi vive la città 365 giorni all'anno. Attività come può essere la mia e quella di altri colleghi che sono qua da più di 10 anni possono testimoniare tranquillamente il fatto che nel tempo la situazione è cambiata. Mentre una volta venivamo resi partecipi dell'organizzazione degli eventi, non solo a livello organizzativo ma anche a livello economico, perché abbiamo sempre partecipato economicamente e con sforzo anche fisico spesso per organizzare eventi nella piazza, per cercare di portare un indotto in tutto il centro storico. Purtroppo non succede più questo. Il messaggio che cerchiamo di lanciare non è una semplice protesta, ma è una vera e propria richiesta d'aiuto per cercare di tornare a far risplendere Fano e cercare di dargli il giusto valore. Noi siamo i primi a rimboccarci le maniche e a metterci d'impegno, chiediamo all'amministrazione di darci sostegno a 360 gradi, aiutandoci a cercare di mantenere viva la città. A dare supporto a questa iniziativa anche la Confesercenti, presente all'incontro di questa mattina con la stampa. Come associazione noi siamo qui per un grido di aiuto, siamo disponibili a sederci a un tavolo e organizzare insieme le manifestazioni per valorizzare questa piazza. Quindi non è una critica politica, non è una critica fine a se stessa, ma soltanto di un modo come un altro per stringerci la mano e iniziare a lavorare insieme. Così come viene fatto a Pesaro con l'amministrazione comunale, nella quale si organizzano le cose insieme. E questo sta portando ottimi benefici a tutti, alla città, al turismo e a tutti gli operatori della città. E si è costituito nei giorni scorsi il nuovo gruppo FIEPET Confesercenti della zona di Fano e Valle del Metauro, con l'intento di far fronte comune alle esigenze dell'intera categoria del mondo Horeca, con particolare riferimento alle attività di bar e piccola ristorazione. Il nuovo direttivo ha nominato presidente Davide Sabatini e vicepresidente Cristian Travaglini. Siamo una realtà associativa alla quale hanno già aderito una quarantina di titolari dei pubblici esercizi, ha spiegato il mio presidente. L'obiettivo è di dare a Fano un ulteriore supporto per il rilancio del settore dell'accoglienza dopo il periodo nero della pandemia. Per far questo è necessario proporre un'offerta turistica di livello adeguato, ottimizzando il calendario degli eventi. Ieri sera nella splendida cornice del Pincio di Fano è stata inaugurata la nuova edizione della Fanum Fortune, la Fano dei Cesari, la manifestazione legata alla romanità che riporta la città fanese indietro nel tempo. Il servizio è stato curato da Cristiana Guerra. L'anello del Pincio ricoperto di sabbia, il fuoco, un salto indietro nel tempo di 2000 anni, un'emozione unica. È stato così l'inizio della Fano dei Cesari con l'accensione mercoledì sera del fuoco sacro degli dei. Ad accendere il braciere che arderà per tutte le sere dell'evento sotto lo sguardo imponente dell'Arco d'Augusto, il primo cittadino Massimo Seri, che insieme alle Vestali, custodi del sacro fuoco, ha dato il via alla manifestazione più attesa dell'estate, che attira migliaia di fanesi e turisti. La Fano dei Cesari. Fino al 16 luglio la città, tempio della Dea Fortuna, rivivrà i fasti dell'epoca e vedrà il Pincio trasformarsi in una grande arena. Organizzatore dell'evento il Comune di Fano e la Proloco, colonna fondamentale di ogni iniziativa, con il supporto delle associazioni Colonia Iulia Fanestris, Simma Chielle Non e Noi di Sant'Urso.
Con l'accensione del braciere torniamo indietro di 2000 anni, a rivivere la Fano romana con le sue emozioni, con la sua storia, e devo dire sempre emozionante dare il via a questa bella manifestazione che anche questa sera ha visto tante persone seguire tutto l'evento. Ovviamente le prossime giornate saranno ricche di iniziative, ogni giornata diversa per celebrare i fasti, ma soprattutto anche gli eventi romani legati anche a Fanum Fortune, quindi tutto molto bello, tutto molto suggestivo, bello per i fanesi ma anche per i turisti che in questo periodo sono nella nostra città. Dislocati nel centro storico i segni dell'antica Roma e tante iniziative previste che faranno catapultare turisti e fanesi in un'epoca lontana. Domani ci sarà una bellissima giornata che è quella dedicata ai bambini e delle bambine, una giornata molto inclusiva, quindi è bene che le famiglie siano qua presenti. Il venerdì dei bellissimi spettacoli teatrali che si terranno proprio qui fronte palco, è una bellissima festa perché apriranno le cucine anche già dal giovedì sera e quindi sarà possibile partecipare a delle feste goliardiche anche nelle zone di piazza Andrea Costa, quindi godersi degli bellissimi spettacoli al Pincio ma godersi anche delle belle feste in piazza Andrea Costa. Da venerdì l'arrivo dei tanti rievocatori nella città di Fano che prenderanno spazio, quindi si potranno visitare gli accampamenti, le didattiche, tutto quello che ci sarà nella città. Sabato il grande spettacolo di amicizia della Colonia Iulia Fanestris con la sera l'evento delle fazioni e al giorno alle 19 gli spettacoli artistici delle fazioni e la domenica quella che conosciamo, Pompa Magna, la grande parata che precederà la corsa delle bighe. Terminata la cerimonia di apertura, la serata è proseguita con la proiezione sull'Arco d'Augusto del matrimonio romano e lo spettacolo sull'Eternità del Fuoco di Toy Eye Eventi, che con le sue esibizioni ha regalato emozioni e suggestioni a tutto il pubblico. Oggi pomeriggio invece il Pincio ha ospitato la Fano dei Cesarini, organizzata dal Comitato Noi di Sant'Orso e dedicata ai più piccoli. Stasera alle 22.30 si terrà un grande evento di danza, sempre al Pincio, a cura dell'Accademia dello Spettacolo. La Fano Fortune proseguirà domani alle 18, quando apriranno gli accampamenti, i mercatini e le dimostrazioni didattiche nell'area del Pincio, mentre nell'area del San Michele verrà messa in scena la ricostruzione di un antico mercato arricchito con arti e mestieri. Alle ore 21.15 e 22.45 ci saranno spettacoli di teatro storico, mentre alle 22 si avrà la possibilità di assistere a combattimenti e una battaglia scenica. Ha preso il via anche il ricco cartellone di eventi alla Corte Malatesiana di Fano, che dopo tanti anni ha riaperto le porte alle manifestazioni. Ce ne parla l'assessore alla cultura Cora Fattori. Dopo 8 anni riapriamo la Corte Malatestiana di Fano. La Corte Malatestiana è stato un luogo magico che ha fatto crescere la passione per la cultura e per lo spettacolo in tanti fanesi che raccontano che da piccolini venivano in questo meraviglioso luogo e assistevano degli spettacoli. 8 anni fa è stato smantellato il palco, giustamente, perché era ormai datato, non era più in sicurezza e non rispettava la meraviglia dei luoghi. Ricordiamoci che noi qui siamo in una cornice splendida che è il Palazzo Malatestiano, che ospita anche il Museo Civico. Ecco, noi riapriamo la corte in punta di piedi, dopo 8 anni è giunto il momento, quindi il palco sarà questo gradone naturale e abbiamo 200 posti nei quali gli spettatori potranno accomodarsi e assistere agli spettacoli. Purtroppo a causa maltempo gli spettacoli di giugno sono saltati, ma gli spettacoli di luglio sono cominciati. Siamo partiti il 7 luglio con l'orchestra di fiati Fanum Fortune e adesso il 15 luglio avremo la meravigliosa orchestra sinfonica di Rossini che metterà in scena uno spettacolo assolutamente da non perdere, Pulcinella e il gigante. Siamo molto emozionati perché sarà in questo luogo rivedere un'orchestra come la sinfonica davvero un'emozione unica. Dopo il 18 avremo la presentazione del Museo del Palazzo, del nuovo progetto per il Museo del Palazzo Malatestiano, di cui vi parleremo in un secondo momento perché quello merita davvero un approfondimento. Il 21 con impronte femminili Nigraz ci spiegherà questa nuova immagine che spiega le impronte femminili e infine il 22 di luglio all'interno del Fano Jazz l'orchestra del Vallato suonerà e ci allieterà sempre in questa splendida cornice. Quindi vi aspettiamo e per agosto ci risentiamo ad agosto perché abbiamo molte date anche ad agosto e a settembre.
Si svolgerà dal 16 al 22 luglio il Campo Missionario Diocesano 2023, organizzato dal Centro Missionario della Diocesi di Fano, Fossombrone e Callipergola, in collaborazione con la Pastorale Giovanile, la Caritas, l'Ufficio Migrantes e i missionari comboniani. Circa 40 giovani, guidati da animatori e sacerdoti missionari, vivranno dei momenti ecclesiali, di fede, di condivisione con l'altro e di uscita da sé, con l'obiettivo di trasformare questa esperienza estiva in uno stile di vita. Nell'iniziativa sono coinvolte le parrocchie Luigi Gonzaga dell'Arcidiocesi di Pesaro, San Paolo Apostolo al Vallato di Fano, quelle di Apecchio, Montefelcino e Lucrezia di Cartoceto. Al mattino i ragazzi raccoglieranno casa per casa generi alimentari destinati alla Caritas, mentre al pomeriggio proseguirà la formazione insieme ai missionari comboniani. La sera un momento di festa, canti e testimonianze negli spazi delle parrocchie ospitanti. Andiamo in Trentino, dove questo fine settimana verrà allestita una mostra dal titolo I Paesi dell'Arte. A partecipare anche artisti della provincia di Pesaro Urbino. Da sabato 15 fino a domenica 23 luglio inaugura al municipio di Predazzo il progetto Mostra d'Arte I Paesi dell'Arte. 9 artisti italiani hanno ideato una collettiva itinerante con l'intento di promuovere il dialogo tra arte contemporanea e paesi attraverso una staffetta partita lo scorso anno da Urbino e quest'anno prosegue nel Trentino. Per l'occasione il tour espositivo cambia nome, dove i borghi vengono sostituiti dai paesi. I protagonisti della mostra sono personaggi provenienti da realtà geografiche diverse: Vitalino Angelini, Gianluca Bastianelli, Giovanni Bellantuono, Daniele Bernardi, Paolo Del Signore, Maria Pia De Silvestro, Pier Giorgio Doliana, Gastone Mariani e Valentina Michelutti. Un confronto tra scuola pittorica trentina che si incontra con quella della provincia di Pesaro e Urbino. L'esposizione sarà poi allestita dal 27 luglio al 5 agosto a Ziano di Fiemme, a Villa Flora, e a Tesero dal 9 al 20 di agosto a Casa Iellici. È partita lo scorso anno con la mostra in 5 borghi del territorio: Urbino, Fermignano, Orciano, Mondolfo e Monbaroccio. E quest'anno si sposta in Val di Fiemme, aggiungendo ai 5 comuni del nostro territorio 3 comuni della Val di Fiemme. Durante l'iniziativa gli espositori, gli artisti sono gli stessi, ma durante l'iniziativa nella piazza principale di Predazzo ci sarà un maxi schermo che illustrerà tutti gli 8 comuni, quindi 5 della Val di Fiemme e 3 della Val di Fiemme e 5 nostri. Poi sarà un momento promozionale molto importante. Speriamo prossimamente di contattare altre zone per continuare a pubblicizzare e a dare visione ai paesi del nostro territorio, che è molto bello a nostro giudizio. Sabato 9 luglio si è svolto l'annuale cambio del martelletto del Rotary Club di Fano. Il presidente Alessandro Principi ha passato il collare presidenziale all'ingegnere Andrea Zampa, classe 66, figlio del compianto rotariano Mario Zampa. Il nuovo presidente ha alle spalle un lungo percorso nel Rotary, a partire dalla sua primissima adesione a Rotaract di Fano, dove ha ricoperto anche il ruolo di presidente. Alla serata hanno preso parte 120 persone, tra soci, familiari, amici e autorità, tra cui il sindaco di Fano Massimo Seri e l'assessore Dimitri Tinti. Domani invece, venerdì 14 luglio, si accenderanno nuovamente le luci dell'Arena BCC a Tre Ponti di Fano per la compagnia dialettale Yarcia Plat, che porterà in scena la commedia intitolata Chi è l'ultimo? Maria Elena Del Bianco. Apposta Gina Berg in Italia, eh! È un topi quel che mangia e pochi quel che lavora. E andiamo subito a parlare con la compagnia Yarcia Plat, che già il nome è tutto un programma. Un programma, sì. Vabbè, questa è una compagnia di ragazzi giovani, anche se ce n'è qualcuno un po' più grandino, però la maggior parte sono tutti ragazzi da 16 ai 18 anni. Questa è la nostra terza esperienza. E noi di solito facciamo la nostra attività nell'ambito parrocchiale di San Sebastiano a Bellocchi. E questa è la terza praticamente commedia in dialetto fanese, e anche quest'anno ci hanno invitato qui a Tre Ponti. Allora, quando andrete in scena? Allora, noi andremo in scena venerdì 14 luglio alle 21:15, 21, quando fa notte, insomma, ecco. Con lo spettacolo? La commedia si chiama Chi è l'ultimo? È una commedia di Gabriele Morbidi, è un pesarese, e quindi avrete la possibilità di vedere una commedia in dialetto pesarese, nata in dialetto pesarese, però fatta in dialetto fanese, se no non ci capite niente.
Nel Castello di Montefabbri dal 20 al 23 luglio torna Fiesta Global, il Festival delle Arti Globali giunto alla 19ª edizione. Per 4 giornate il piccolo borgo della provincia di Pesaro Urbino si animerà delle note, dei colori e dei sapori di culture lontane, creando una piccola finestra sul mondo. Nelle vie e nelle piazzette di Montefabbri si alterneranno musicisti, artisti di strada, spettacoli di teatro, DJ set, installazioni, mostre e laboratori con artisti provenienti da tutto il mondo. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato a Saltarua, l'evento di musica, arte ed enogastronomia che si è svolto a Saltara di Colli al Metauro. Io vi ringrazio per aver seguito il nostro telegiornale Occhio alla Notizia e vi do appuntamento sempre al TG di domani sera alle 20:30, domani alle 7 la nostra rassegna stampa. Buona serata a tutti.